Milano verso il cielo. Milano è la città italiana che più si è sviluppata e si sta sviluppando in verticale, attraverso la costruzione di grattacieli. La Torre Unicredit numero 1 costituisce, con altre due torri, il complesso Unicredit Tower di Porta Nuova. Essa è subito diventata il simbolo della Milano che cambia e l'emblema di tutto il progetto di riqualificazione del quartiere Porta Nuova. Un vasto intervento di riqualificazione urbana ed architettonica all'interno del centro direzionale di Milano. Progetto messo in opera nel 2005, la cui esecuzione si è protratta per circa un decennio. L'archistar che ha progettato le torri e la piazza alla loro base, intitolata a Gae Aulenti, è l'argentino Cesar Pelli. La Torre Unicredit, realizzata in vetro e acciaio, è il grattacielo più alto d'Italia. Essa arriva a 230 metri d'altezza, grazie allo spire, una struttura a spirale alta circa 80 metri. Le torri Isozaki, Hadid e Libeskind rientrano nel progetto City Life, nato con lo scopo di riqualificare la zona dell'ex fiera di Milano. Nel novembre 2015, Allianz Italia ha inaugurato la Torre Isozaki numero 2, soprannominata Il Dritto, sede del quartier generale milanese dell'agenzia assicurativa. Progettata dall'architetto giapponese Arata Isozaki e dall'architetto italiano Andrea Maffei, raggiunge un'altezza di 207 metri, che diventano 247 con l'antenna. Per ridurre le forti oscillazioni registrate all'ultimo piano, sono stati introdotti 4 imponenti contrafforti tubolari in acciaio, color oro. L'edificio colpisce per la luminosità della sua glass architecture. La Torre Hadid numero 3, soprannominata Lo Storto, è stata progettata dall'architetto e designer Zaha Hadid, prima donna premio Pritzker nel 2004, scomparsa nel marzo 2016. Per questo Hadid non potrà vedere realizzata la sua opera. Essa si svilupperà per 44 piani e avrà un'altezza complessiva di 175 metri. La torre si caratterizza per la forma a torsione che si attiene dell'altezza fino a raggiungere la verticalità. È uno dei primi progetti che sviluppa l'idea di un grattacielo in torsione interamente in calcestruzzo. 4 gigantesche staffe gialle si innalzano da terra arrivando fino al 15° piano per evitare le oscillazioni ai piani alti. Il terzo grattacielo di City Life, firmato da Daniel Libeskind, numero 4, deve il suo soprannome, il Curvo, alla forma particolare voluta dall'archistar statunitense, il quale, cedendo a diverse critiche, ha provveduto nel corso del tempo a rivedere il progetto iniziale.
raddrizzando un po' la sua creatura, che si prevede possa essere terminata entro la fine del 2018, gareggiando all'ultimo metro con la Torre Hadid. Fino al 29° piano, la struttura dell'edificio è in calcestruzzo armato, mentre dal 30° diviene in acciaio. I pannelli vetrati delle facciate seguono le linee sinuose della torre. Palazzo Lombardia, numero 5, sede della Giunta regionale della Lombardia, è alto 161 metri. L'opera, inaugurata nel 2011, è stata realizzata dall'architetto cinese Yeo Ming-pei, premio Pritzker nel 1983. L'edificio è realizzato in calcestruzzo armato, acciaio e vetro. Il prestigioso Council of Tall Buildings and Urban Habitat di Chicago ha premiato Palazzo Lombardia come miglior grattacielo d'Europa per il 2012, premiandone il design, la sostenibilità e l'innovazione. È stato il primo edificio italiano a ricevere Torre Solaria, numero 6, inaugurata nel 2014, con i suoi 143 metri d'altezza, è l'edificio residenziale più alto d'Italia. Insieme a Torre Aria e Torre Solea, sorge sull'area un tempo occupata dalla stazione di Porta Nuova. È stata progettata dallo studio Architectonica di Miami, fondato dall'architetto peruviano Bernardo Fort Brescia. L'edificio si compone di tre ali ben distinte, ognuna con un'altezza differente, che convergono in un nucleo centrale, da dove arriva la luce naturale. La torre ospita 102 appartamenti. Il grattacielo Pirelli, numero 7, chiamato comunemente Pirellone, è uno dei più celebri simboli di Milano. Fu costruito tra il 1956 e il 1961 su progetto di Gio Ponti, nell'area su cui sorgevano gli stabilimenti della Pirelli, distrutti dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1978 il grattacielo fu acquistato dalla Regione Lombardia. L'intera struttura portante è in calcestruzzo armato. Gli elementi verticali dell'ossatura sono quattro piloni che si sviluppano a coppie sulle facciate. Con i suoi 127 metri di altezza, è stato per quasi 50 anni l'edificio più alto della città. Resta uno degli edifici in calcestruzzo armato più alti al mondo. Il Duomo di Milano, numero 8. Monumento simbolo del capoluogo lombardo, con la sua Madonnina raggiunge 108,50 metri di altezza. La statua, in rame dorato, è opera di Giuseppe Perego e Giuseppe Bini ed è alta 4,16 metri. Quando nel 1774 fu posata sulla guglia maggiore, il Duomo divenne l'edificio più alto della città. La tradizione, che volle che nessuna opera umana potesse stare più in alto della Madonnina, venne trasformata in legge negli anni 30 del XX secolo. E così
Torre Branca e Torre Velasca furono fermate, rispettivamente, a 108 e a 106 metri. Quando nel 1961 venne terminato il grattacielo Pirelli, il cardinale Montini decise di portare una copia della statua sulla sua sommità. Nel 2010 se ne portò un'altra copia sopra Palazzo Lombardia e nel 2015 sopra la Torre Isozaki. Torre Velasca numero 9, divenuta uno dei simboli più noti della città, nel 2011 è stata sottoposta a vincolo culturale dalla Sovrintendenza per i beni culturali per il suo interesse storico-artistico. Lo studio BBPR iniziò la sua progettazione all'inizio degli anni 50, concependo un edificio misto, terziario-residenziale. Nell'ambito di una più ampia riconfigurazione urbanistica di un'area del centro di Milano devastata dai bombardamenti del 1943. La torre fu realizzata tra il 1956 e il 1957. L'edificio vuole essere una citazione moderna della Torre del Filarete all'interno del Castello Sforzesco. I primi 18 piani riservati agli uffici si sviluppano su una planimetria più stretta rispetto ai piani residenziali sovrastanti. Da qui la caratteristica forma a fungo dell'edificio, solcato da costoloni in calcestruzzo armato. La torre raggiunge un'altezza complessiva di 106 metri.